Ciao a tutti, miei faccini, e bentornati nella mia fantastica vanilla su Roblox. Come state? Spero tutto bene. Yes, ci stiamo preparando per entrare dentro il portale super misterioso. In uno scorso video abbiamo creato questa fantastica spada fortissima. Sto cavalcando la mia fidata mucca. Sto cuocendo tutte le cose che mi serviranno da mangiare per il portale misterioso, se mai dovessi incontrare qualche mostro terrificante. E voi, lasciate un mi piace, arriviamo a 10.000 mi piace. Sono tanti, ma so che ce la faremo. Beh, faccini, io conto su di voi, perché oggi entriamo dentro quel portale. E comunque sia, con... mucca, sto parlando. E comunque sia, continuate a scrivermi tutti i consigli, perché vi ricordo che questa modalità è nuova per me e io non ho idea di tutto quello che sto facendo. Però comunque sia, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Allora, la pizza stiamo cuocendo, ma quante cose interessanti stiamo facendo. Ok, forse sto esagerando, ma io non ho idea di che cosa mi aspetterà dentro quel portale. Quindi sto cercando di prendere il maggior numero di risorse possibili che mi aiuteranno a sopravvivere. Ok, scaldiamo l'impasto qua. Ho creato anche questa nuova crafting table di livello superiore. Ci sono tutti questi congegni stravaganti. Non so come creare tutte queste cose. Cioè, guardate, che cavolo è questa cosa? Ci sono tutti questi nuovi portali. Ditemi, ragazzi, dove trovare tutte queste cose, tipo slime portal, wizard portal, queste cose, perché io voglio entrare in questi portali stravaganti. È bellissimo. Ok, direi che siamo pronti. Prendiamo tutte le nostre cose e direi di entrare dentro il portale misterioso. Ok, andiamo. Abbiamo sbloccato anche una nuova isoletta. Ok, siamo pronti, ragazzi. Sono pronto e non ho paura di niente e di nessuno. Sono io il re di questo mondo Roblox, hai capito? Sono io, bella faccia, sì. E comunque vi voglio far vedere una cosa ultra divertente, perché sto cercando di prendere un sacco di materiali per fare la spada anche a Kendall. Ma guardate, posso entrare a fare il bagno con la mucca. Oh mio Dio, la mia mucca. Porca miseria. Via, via, mucca, basta, basta, basta. Torniamo su, torniamo su, torniamo su. Torniamo su. Dobbiamo entrare nel portale, non c'è tempo per queste cavolate, bella faccia. Yeah! Ok, entriamo. Siamo ultra pronti. Che cavolo succederà? Io non ne ho idea. Eccomi, siamo pronti. Perfetto, qui abbiamo concluso, non dobbiamo più combattere. Entriamo dentro il portale misterioso del livello 16. Ok, entriamo. Mi butto. Ok. Che cavolo sono quei cosi? Che cavolo sono quei cosi? Ok. Dove ci troviamo? Devo stare... Che cos'è? Una ghianda? Ho trovato una ghianda. Ma che cavolo... Una ghianda? Ok. E che cavolo sono questi mostri? No, vabbè, ragazzi, guardate! Sono enormi! Proviamo ad affrontarli! Muori! Muori, maledetto! Muori! Quanto è forte! Sono dei golem! Sono forti! Oh, sono fortissimi! Aiuto! Muori! Muori, maledetto! Muori! Oh mio Dio! Aiuto! Sono ultra forti! Muori! Muori! L'ho fatto! Minerale di ferro mi ha droppato? Ok! Muori! Muori! Sono fortissimi! Sono ultra forti! Non puoi niente contro la mia super spada! Muori! 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 Oh! Che cavolo ha fatto? Ma sono dei giacimenti! 120 di esperienza! Porca miseria, ma da un sacco! Cioè, con due di quelli sono quasi già salito di livello! Porca miseria, cioè, sono dei giacimenti! Sono dei giacimenti, ragazzi! Oh mio Dio, un nuovo giacimento! Che cos'è? Che cos'è? Elettrite, ma questo mi serviva! Finalmente! Abbiamo scoperto il giacimento di elettrite! Questo che cavolo è? Frutta stella! E vai, tutti i materiali nuovi che mi servivano! Minerale di ferro. Isola dei maghi, isola del mago. Ok, richiede il livello di combattimento 25 e io ci arriverò anche a questo livello di combattimento. No, vabbè. E qua? Che cavolo c'è qua sotto? Oh mio Dio. Che cavolo è qua sotto? Miniera di diamanti, richiede il livello 50 di combattimento. E questi? Non posso prenderli? No, vabbè, ragazzi. No, ci deve entrare per forza.
qui dentro ci devo entrare per forza, però che cavolo, livello 50. Ma avete idea di quanto ci metterò io? Cioè, ci metterò un sacco. Ma guarda un po' che isoletta che abbiamo trovato. Ok, quindi c'è del ferro, che sia quella la prossima. Questo cos'è? Cos'è? Minerale d'oro, perfetto, abbiamo trovato anche l'oro qua. Ok, quindi ci sono le ghiande. Eccole, un'altra ghianda, cosa servirà mai? Magari per piantare qualche albero. Oh, questo? Rafano, ho trovato un rafano, quante cose nuove. Minerali, ce ne sono un bel po', pietra, questo è il ferro. Wow, c'è un'altra cosa lì. Che cavolo è? No, dei pomodori. Va bene, qua dentro? No, vabbè. Ma che cavolo. Cioè, questo è un portale bellissimo. Rafano ancora. Ok, combattiamo. Ti aiuto. Ti aiuto io. Muori. Muori. Daranno qualche drop utile questi oppure danno solo ferro? Muori, maledetto. Beccati questo. E quest'altro. Una spada troppo forte. Mamma mia. Ok, livello 17. Muori. Muori. Morite. Ok, 120. Cioè, guardate quanto danno. Danno un sacco, ragazzi. Mio Dio, oro, oro, materiale oro, sì, un sacco di oro. Però a me serve, serve il giacimento verde, l'elettrite mi serve. Ok, livello 31 minerario, salgo un sacco ragazzi. Sto salendo veramente tantissimo. Mamma mia che bello comunque. È bellissimo, c'è questo rafano poi. Chissà se possiamo piantarlo nel mondo. Dai, venite qua. Sono qui? Venite? Venite, c'ho una spada troppo forte per voi? Siete lenti, siete dei giacimenti, cos'è? Date solo il ferro? A me non serve il ferro. Muori, 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 morite, fa male la mia spada, leva 30. Beccati questo e quest'altro, dai. Danno un sacco d'esperienza. Almeno non è impossibile arrivare a livello 50 con questi cosi. Con gli slime era troppo noioso. Beccati questo. E uno, e un altro, minerale di ferro, minerale d'oro. Ok. Ok, perfetto. C'è un altro! Calmi, calmi, ragazzi. State calmi e nessuno si farà male, ok? Sono troppo potente sopra la mia mucca. Non potete niente contro Bella Faccia, avete capito? Non potete nulla contro di me. Morto. Livello 18 di già, wow. Comunque a livello 25 ci arriverò velocemente con questi cosi, eh? Muori, maledetto. Minerale di ferro, ok. Almeno con questi faccio esperienza e mi danno pure il ferro, ragazzi, è perfetto. Ma dove cavolo sono finito? Dei mostri giacimenti di ferro, non ho parole. Andate via, sciò, sciò, indietreggiare, indietreggiare ho detto. Per fortuna che mi sono fatto un sacco di cibo poi. 30? Adesso solo 30? Ma perché adesso mi danno meno esperienza? Oh, me l'ho distrutto! Gli ho tirato una sberla incredibile. Oh, stai più là, via. Comando io ormai in quest'isola, ok? Oh mio Dio. Muori, muori. Muori, maledetto, muori. Dai, ma adesso non mi dà più 120. Che storia è mai questa? Ma prima mi dava un sacco di esperienza. Non è giusto. Livello 19, perfetto. Muori, maledetto. Vattene, via. Oh, c'è un altro giacimento di elettrite. Mi serve quello. Sto arrivando. Sto arrivando, giacimento, eccomi. Ok, un elettrite, due elettrite, ok. E qua che cavolo è? Una ghianda. Ma che cavolo ci faccio con queste ghiande, boh? Almeno quest'isola non è tantissimo affollata, ok. Richiede livello di combattimento 25. Noi siamo già 19, prima eravamo a 16 prima di entrare. C'è l'oro. Chissà cosa ci serviranno tutti questi nuovi materiali, eh. Ma se io volessi andare là sopra, posso andare là? Fammi andare... Fammi andare là sopra. Voglio salire questa montagna. Posso salire? Non penso proprio. Aio. Servirebbe una bella pozione di forza contro questi cosi, eh. E dietro. Giacimenti di ferro. Via. Non potete nulla. Guardate che tattica che ho adottato, ragazzi. Così non mi prendono. Meno uno. Meno due. Meno tre. E tutti morti. E viva il tè. È pieno di giacimenti poi. Però io voglio l'elettrite. Mi sento invincibile sopra la mia mucca. Oh, che cos'è? Stella! Frutta stella! Ok, questa mi serviva a qualcosa, eh. Non ricordo a che cosa, però. Ok, livello 20, ragazzi. Livello 20. Direi che è ora di tornare a casa. Farmerò off camera, perché voglio assolutamente entrare dentro quel portale.
Non se ne trovano tantissimi di giacimenti comunque di elettrite, eh. Torniamone a casa, che questo posto mi mette i brividi. Voglio vedere se gli slime mi danno di più. Cioè, di più no, sicuramente, però quanto mi danno? Vieni qui! 2, 3! Non mi danno più niente questi. Ok, mucca, hai fatto il tuo lavoro. Vediamo queste cose nuove a cosa mi servono. Stelettrite, a che cavolo mi serve? A fare qualcosa? Vediamo. Banco elettrico, sì. Mi serve l'elettrite per fare questo, il banco elettrico. E poi questi non ho capito come faccio ad ottenerli. Come faccio ad ottenerli? Mattoni in pietra, ok, ma questi? Li devo comprare, cosa devo fare? Non lo so ragazzi, dovete aiutarmi. Perché io non ne ho idea. Poi tutti questi macchinari, forse riesco a farli. Fuochi d'artificio. Creiamo questo, che cavolo sono queste cose? No. L'oro, adesso possiamo fondere l'oro. Vabbè, ne avevamo già un po' perché i fan me ne avevano regalato tanto. Possiamo fare una decorazione. Cosa possiamo fare? Vediamo. Facciamo ferro. È un po' tanto comunque, eh? Qualcosa di carino. Bella questa. Una bella lampada. Voglio una lampada così. Un lampione, guardate che bello. Un lampione, questo è carino. Proviamo. Allora, vediamo. Sta lampada dove la posso mettere? Non la posso mettere qua su? Che storia è mai questa? Perché la posso mettere solo qua per terra? Vediamo, il lampione lo mettiamo qua, che carino direi. Qua. Vediamo. Oh, bello. Oh, adesso sì che questo sta diventando un bel giardinetto. Questa lampada è un po' strana. Ok, è carina. Ok ragazzi, io spero che questo video di super combattimenti e portali vi sia piaciuto. Lasciate un incredibile mi piace e in un prossimo video faremo una cosa epica. Dal vostro bella faccia è tutto e ciao!